Giorgia? Giorgina! Zitto, Salvo, zitto! Fai silenzio, è pericolosissimo svegliare un sonnambulo. Sei sicura? Eh sì, è pericoloso, si potrebbe sentire male e poi bisogna andare all'ospedale. No, ma no, che no, devo fare? A assecondala. Te fatti fare, Fatti fare. Io non la spero, ma perché mi sta toccando? Non lo so, starà sognando. Ragazzi, per un momento pensavo mi buttasse l'acqua addosso. Cinzia! Cinzia! Allora Giorgia, innanzitutto per educazione quando si torna dalla scuola si saluta. Ciao babbo, ti posso truccare? No Giorgia, senti un po', quando si torna dalla scuola in genere si fa merenda, ma prima della merenda, com'è andata a scuola? Tutto bene, ti posso truccare? Ti ho detto di no, vuoi fare merenda prima? No babbo, non ce l'ho fame, ti posso truccare? Giorgia, con questo truccare, no, sto guardando la televisione, perché invece non trucchi la mamma? Babbo, ma la mamma sta andando via, sta andando a fare la spesa. Vado a fare la spesa, ciao! Babbo, hai visto che la mamma è andata via? Ti posso truccare? Basta, Giorgia, con questo trucco non ne posso più! Mi fai guardare la televisione, per piacere? T'ho detto di no, Giorgia, ma scusami, prendi questi trucchi, trucca una bambola, trucca Lucio, trucca chi ti pare, oppure in camera hai tanti giocattoli, gioco con qualcos'altro. Va bene, però uffa, Uffa ragazzi, per il compleanno mi hanno regalato questa bellissima valigetta piena di trucchi e poi il babbo non si fa truccare. Ma voi, avete mai truccato i vostri babbi? Scrivetelo nei commenti. E poi vi svelo un segreto. Un giorno ho messo lo smalto nei piedi al babbo, ma nell'altra casa ancora ce l'ho ai piedi. Oh Giorgina, sei venuta a fare merenda? Sì. Sento un po', allora apri lo scaffale e vedi se c'è qualcosa che ti piace, va bene? Va bene. No, Giorgia, non ci siamo capiti. Questa roba qui non è roba per fare merenda. Questa l'abbiamo comprata per regalare ogni tanto qualcosa quando vengono a trovare i tuoi amici. Quindi da qui non si mangia niente. Uffa, papà, non si può fare niente in questa casa. Uffa. Mamma e papà non mi fanno fare niente. Non posso mangiare quello che voglio. Non mi fanno giocare come mi pare. Anche i vostri genitori fanno così. Ora però devo escogitare un modo per fare tutto quello che mi pare. Ciao, sono tornata alla scuola. Giorgina, sei un po', si è fatto tardi. Metti il pigiama, si va a letto perché domani c'è di nuovo a scuola, ok? Va bene, babbo. A few minutes later. Che? Salvo, dimmi. Ho sentito un rumore. Ma che rumore, Cinzia, stai dormendo? Magari è stato il cane. Ma che cane? Il cane è qui, guarda, lo vedo. Avrai sognato, Cinzia, dai. No, Salvo, dormire. Io ho sentito un rumore davvero, Salvo. Dai, ma mi fai dormire, Salvo, c'è dai. Qualcuno di là, lo sì, so. Sì, c'è qualcuno di là, sì. Dai. Che? Giorgia? Giorgina! Zitto, Salvo, zitto! Come zitto? Ma che sta facendo? Non parlare! Che? Probabilmente sta facendo la sonnambula. Come la sonnambula? Sì, sì, e da quando? Non lo so, magari ha iniziato ora. Ma c'ha i trucchi lì! Fai silenzio, è pericolosissimo svegliare un sonnambulo. Sei sicura? Eh sì, è pericoloso, si potrebbe sentire male e poi bisogna andare all'ospedale. No, che devo fare? Assecondala. Te fatti fare, Fatti fare. Ma mi sta toccando! Zitto! Non la svegliare, Salvo! Io non la sveglio, ma perché mi sta toccando? Non lo so! Starà sognando! Ma se sei fuori, non la devo svegliare! Certo che sono sicura! Come sei bella, signora! Non lo so! Sta facendo il trucca bimbi, Salvo. Spero che abbia finito, ragazzi. Signora, vuole anche lo smalto? No, grazie, va bene così. Ok.
Cinzia, ma sei sicura che non vada a svegliarla? Guarda che cosa mi ha combinato! No, Salvo, io sono sicurissima, si potrebbe sentire male! Ho capito, ma ora è andata di là e c'è il rischio che a occhi chiusi possa cascare dalle scale, però! Ha ragione, seguiamola! Dai, andiamo, andiamo! Dove sta andando adesso? Tutto al buio! Non lo so! Cinzia, ma sta andando in cucina, che cosa ci sta andando a fare? Non lo so, andiamo a vedere. Che sta facendo? Cinzia, ma sta mangiando un ovetto Kinder. Ma scusa, allora... ma è una sonnambula, può mangiare? Ma sì, per loro è così, è come se fosse un sogno. Ma sei sicura? Sì, sì. No, io la sveglio perché non no, mi fa... No, no, è pericoloso. Come è pericoloso? Sì. Ho capito, ma si sta mangiando tutte le schifezze che io oggi gli avevo vietato di mangiarle. Lasciala fare, usciamo fuori. Ok. Ragazzi, io incomincio ad avere paura. Non ho mai visto Giorgia fare la sonnambula. È la prima volta e non so neanche cosa fare e non so come comportarmi perché non conoscevo neanche questa situazione di... Non so se è una malattia, non lo so. Però il problema è che sta girando per tutta la casa, sta mangiando, mi ha truccato e non so che cosa potrà fare altro. Però la mamma dice che non la posso svegliare e quindi devo stare a quello che fa lei. E adesso che farà? Cinzia, comunque ora bisogna trovare una soluzione, chiamiamo un dottore, chiamiamo qualcuno. Non è che tutte le notti alle 3, alle 4 ci sveglia e dobbiamo seguire lei per tutta la casa, ma potrebbe essere anche pericoloso. Salvo, sono d'accordo con te, però cioè non è una cosa così pericolosa. Io da bambina ero sonnambula, però è capitato solo 2 volte, non è successo niente. Dai, stai tranquillo. Sì, io sto tranquillo, ma non voglio svegliarmi tutte le notti e fare la maratona per tutta la casa. Ragazzi, per un momento pensavo di buttarsi l'acqua addosso. Cinzia, ma che stai facendo? Non lo so, Salvo, falla fare, per favore, perché se si sveglia poi... Cinzia, Cinzia, Cinzia! Ma è normale che sta ridendo mentre dorme? Penso proprio di no, mi sa che ci ha presi in giro, Salvo. Come in giro? Giorgia? Ma allora sei sveglia? Sì, papà, era solo uno scherzo, mi sono svegliata un casino. Come uno scherzo, Giorgia? Ma come? Ma ci hai svegliata alle 3 di notte a me la mamma? Io ero preoccupatissima, la mamma era preoccupatissima. Ma mi hai colorato tutta la faccia e ora mi dici pure che era solo uno scherzo? Sì, papà. No, 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 Giorgia, non ci siamo capiti. A me questo scherzo non mi è piaciuto proprio perché mi sono preoccupato. Quindi ora prendi, vai subito in camera e vai a dormire. Domani mattina, quando ti svegli, poi sceglierò la pulizia dell'altra per te. Ora subito in camera, fila. Che mi hai bagnato tutto, mi hai bagnato. Ora vedo che metto un pigiama nuovo. Ragazzi, vi rendete conto che quella lì ha avuto l'idea di svegliarsi alle 3 di notte per farmi uno scherzo? Cioè, ma io non dorme neanche la notte per fargli scherzi a suo babbo. E io che mi stavo preoccupando che avesse iniziato a fare anche la sonnambula. Mamma mia, ora domani appena si sveglia gli darò una punizione, se la ricorderà per tutto l'anno. Anzi, aiutatemi come sempre voi, se avete qualche idea di punizione scrivetemi nei commenti. Uffa ragazzi, tutti in questa casa si arrabbiano sempre con me. Però mi sono divertita un sacco a fare i capelli al babbo. Avete visto che faccia ha fatto? Però ragazzi, questa volta l'ho fatta grossa. Sono molto preoccupata per la punizione di domani. Giorgia, ma sei ancora sveglia? Sì, babbo, ora vado a letto. Veloce! Sì, ragazzi, però ora vi devo lasciare perché sennò sono veramente guai. Vabbè, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e
io, preoccupato per la punizione di domani, vi saluto con un grande... Wow! No, Giovanni, sei ancora sveglia! Sì, papà!